Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Livia, qui con me. Con grande piacere vi do il benvenuto per questa seconda conversazione sul progetto Scaldati del Teatro Stabile di Catania in collaborazione col Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Allora, non credo di riuscire a dire con parole compiute l'emozione che provo nell'essere qui a un anno e mezzo di distanza dalla promessa che ci eravamo fatte di costruire intorno alla figura di Franco Scaldati uno spettacolo e un momento di approfondimento. È inutile dire che questo anno e mezzo è stato per tutti e per tutte noi uno strappo a progetti, a desideri, a possibilità di incontri e di rinnovamento artistico. Però, insomma, chi la dura la vince, siamo qua e quindi possiamo davvero fare festa. Perché credo che lo spettacolo che ieri è inaugurato sia davvero la prova, qualora ce ne fosse bisogno, che il teatro ci è mancato ed è forse una delle degli spazi che più hanno risentito delle costrizioni pandemiche, e poter ritornare a incontrarci, ad abbracciarci, a dire parole di poesia e di incanto è un inizio nuovo per tutti. Io oggi ho semplicemente la funzione di moderare queste splendide donne che sono con me, che ringrazio perché alcune vengono da lontano, altre hanno seguito il progetto da subito. Tra l'altro ringrazio tutta la compagnia del Pinocchio che ci onora della presenza nonostante la fatica e credo anche l'entusiasmo del debutto. Credo che abbiano dormito tutte poco o niente, però siamo qua con questo caldo atroce di cui mi scuso. Stamattina si è rotta l'aria condizionata, insomma il destino a volte si accanisce, però se volete io posso dare questo ventaglio a qualcuno e suderò per voi. Allora, scherzi a parte, io prima di cominciare ci tengo a portare i saluti del direttore del Dipartimento, la professoressa Paino, che è in missione a Barcellona ma ha seguito le fasi di incubazione di questo progetto. Ringrazio la professoressa Maria Rosa De Luca, presidente del corso di laurea in comunicazione della cultura e dello spettacolo, per la cura vigile con cui segue questo tipo di imprese, che sono anche il frutto di una sinergia importante tra colleghi e colleghe che si occupano evidentemente di arti performative. Come nasce questa idea? Come sempre da amicizie, da incontri, da relazioni e anche da un pizzico di azzardo. Laura Sicignano ci ha abituato fin da subito a una prontezza di ascolto e a una capacità di organizzazione e di previsione. È capitato di incontrarci nel nome di Scaldati, abbiamo fatto una serie di ipotesi, poi quasi per gioco ho proposto a lei il Pinocchio, peraltro reduce da un laboratorio che aveva visto Cristina, Valentina Valentini, Melino Imparato. Avevamo provato a balbettare alcune delle parole di Scaldati in una residenza alle pendici dell'Etna, e a volte i semi germinano. Da quell'esperienza nasce questa, e speriamo che questo effetto di contagio positivo possa estendersi. Noi abbiamo immaginato per stamattina una conversazione a caldo e davvero molto calda sulle impressioni di quanti di noi e di voi ieri erano in sala. Ringrazio Livia Gionfrida, la regista, per aver accolto questo invito e per essere con noi a ragionare su un'operazione artistica ardita ma di grande pregio. Vi presento velocemente le mie ospiti. Cristina Grazioli, studiosa di teatro, amica, esperta di Pinocchio, di marionette e di burattini. Anche lei era presente a quel
seminario su Scaldati e si è immersa nella lingua, nell'orizzonte poetico di Franco, credo sia stata rapita e il fatto che sia qui lo dimostra. Filippa Ilardo è giornalista teatrale, militante, appassionata, è capace di macinare chilometri spostandosi da Enna, Palermo, Catania pur di inseguire la possibilità del teatro. Quindi la ringrazio per essere sempre con noi e per stimolare sempre incontri e avventure. Simona Scattina, anche lei docente di teatro, esperta di drammaturgia siciliana, per me compagna insostituibile e infaticabile. E infine Livia, che ha accettato un compito non facile, quello di cimentarsi con la drammaturgia di Scaldati. Insomma, io ho potuto vedere soltanto la prova, ma da quello che ho visto ho capito quanta cura e quanta dedizione ha messo nelle pieghe di questo lavoro. Qui davvero l'intuizione di Laura nell'averla scelta si è rivelata piena, centrata, e quindi adesso proveremo a chiederle qualcosa in ordine alle scelte e alla forza che ha messo in questo progetto. Ricordo gli attori che danno vita, fiato a questo spettacolo: Aurora Quattrocchi, Alessandra Fazzino, Manuela Ventura, Cosimo Coltraro, Serena Barone, Domenico Ciaramitano. Sono interpreti eccezionali, io li ho visti nottetempo, appunto domenica scorsa, mi ha sorpreso la furia e anche la grazia dei loro corpi in scena, e credo che furia e grazia siano due termini chiave anche per entrare nelle maglie della scrittura drammaturgica di Scaldati. Ho parlato anche troppo, quindi passo la parola a Cristina. Abbiamo concepito questo scambio con interventi brevi, misurati, intensi, e poi un dialogo ravvicinato con Livia e con gli attori. Naturalmente chiunque di voi ne abbia voglia può prendere la parola, può chiederla, può intervenire. Ci siamo dati un ordine per ragioni di tempo, però siamo pronte a, insomma, scompaginarlo se ce lo richiedete. Quindi grazie, ben trovati ancora. A te Cristina. Grazie Stefania, e grazie a tutte e tutti coloro che hanno pensato, organizzato, agito per questi momenti da ieri. Molto, non si sente? Da ieri, sì, così forse meglio. Grazie a tutte e a tutti coloro che hanno contribuito a queste giornate, a questi momenti molto densi, molto caldi da tutti i punti di vista, e agli artisti, alle artiste, a tutti coloro che ci hanno regalato la serata di ieri. Io mi sono occupata a lungo di Pinocchio parecchi anni fa, devo dire, e di diverse trasposizioni sceniche. Qui ho cercato di adunare, di mettere insieme, di proporvi alcuni dei motivi di questo lungo percorso, articolato percorso, che mi sembrano risuonare nella poetica, nella drammaturgia di Scaldati, e anche nello spettacolo molto ricco che abbiamo visto ieri sera. Però partirò, insomma, introdurrò questo momento mettendo in evidenza appunto più motivi generali sulla scrittura collodiana e sulla traduzione scenica, su motivi che sbalzano di fronte a certe traduzioni sceniche. Parto, e scusatemi, da uno scritto che avevo pubblicato negli anni 90 per una rivista che si chiama PUC, una rivista specialistica di marionette. Lo cito perché qui ci interessano appunto le marionette, non tanto, non solo in senso dettagliato, specifico, tecnico, come genere, ma come figure. Oggi in Italia chiamiamo teatro di figure questo universo, e figura per me è un termine molto forte, e credo che lo sia anche in questo contesto. Ieri, tra l'altro, oggi citerò anche, senza sottolinearlo per motivi di tempo e anche per non essere pedante, ma ritorneranno delle parole, dei concetti, dei motivi che abbiamo sentito anche nelle conversazioni di ieri.
In questo scritto partivo proprio da quel saggio, da quel libro che ha citato Massimo Marino ieri, di Manganelli, un punto di partenza imprescindibile o di approdo imprescindibile per chi si occupa di Pinocchio, che è Pinocchio un libro parallelo, e da quella frase molto gravida di implicazioni che è un libro è cubico. Questo cubico, l'abbiamo già sentito, significa aprire la scrittura, cioè che la scrittura apre una quantità di percorsi possibili di interpretazioni e quindi di traduzioni che sono linguistiche, ma anche in linguaggi diversi da quelli della parola, ma significava per me soprattutto un rinvio preciso alla scatola scenica, cioè il libro cubico per me era la premessa alla trasposizione nella scatola del palcoscenico, in quel cubo, e in particolare a quel cubo che è il teatrino delle marionette in senso lato e più emblematico che non appunto specifico di generi o sottogeneri. Il testo di Collodi è veramente ricchissimo di elementi scenici. Io allora mi occupai di Collodi pensando, come ho fatto anche per altri autori, che la sua attività, Collodi lo sapete, è stato drammaturgo, critico teatrale, censore. Si è distaccato ad un certo punto dalla scena materiale, e io lo rubrico sotto quegli autori che amo indagare, che in qualche modo hanno rinunciato al teatro, che non hanno trovato nella scena materiale una corrispondenza alla loro poetica, alla loro concezione scenica. Di fatto, in questo caso, facendo rifluire nella scrittura del romanzo una quantità appunto di indizi propriamente scenici, dai dialoghi alle descrizioni che possono fungere da didascalie. È un libro dunque, si è evocata ieri la scrittura ad alta voce, l'oralità, è un libro ad un altissimo tasso di valenza orale della lingua parlata, che significa naturalmente vocalità, che significa la voce, significa dunque una vicinanza particolare con le arti performative. La voce consente di cogliere una quantità di allusioni, di sfumature, di evocazioni che la scrittura, d'altro tipo, la scrittura, la parola scritta ferma in modo più univoco. Ricordiamo naturalmente che Pinocchio nasce come voce, oltre a nascere dal legno, da un elemento vegetale, come vocina sottile che non si sa da dove venga. Questa dimensione dell'altrove, di un'altra dimensione, è molto presente nelle tante trasposizioni sceniche di Pinocchio. Un libro dunque da recitare con la voce e con il corpo, un libro dove la ripetizione e il movimento sono due motivi fondamentali. Io credo anche che la scrittura di Scaldati, di Pinocchio, abbia insistito ancora maggiormente su questo elemento dell'iterazione, portando la parola a farsi musica. Questo, citavo il motivo della rinuncia al teatro, del distacco dal teatro da parte di Collodi, e qui per motivi di tempo ovviamente, anche insomma non sarebbe luogo opportuno, non cito altri esempi, però spesso questa rinuncia, questo distacco coincide con una fascinazione di questi autori, di questi artisti, proprio per il mondo delle figure, per il mondo delle marionette. Il romanzo di Collodi, le avventure di Pinocchio sono un'erranza continua, un'erranza che mantengono anche l'errore, e di nuovo dunque aprono a questa molteplicità di percorsi, a questa non fissità. Citavo la figura della marionetta perché la marionetta ha tante declinazioni, ma in questo caso ci interessa quella che coincide con una dimensione dell'innocenza o dell'infanzia, infanzia non in senso anagrafico, ma infanzia come una condizione dello spirito, lo scriveva ancora Manganelli, lo diceva Carmelo Bene, che naturalmente sappiamo lavorare sulla voce, e che dedicava appunto il suo Pinocchio, cioè definiva il suo Pinocchio un monito ai cosiddetti adulti a decrescere. Quindi agisce in tanti di questi artisti che si occupano anche di Pinocchio questa sorta di mito di una
di un'innocenza, di uno stato precedente alla condizione della razionalità, della ragione, della distinzione, del giudizio, a tutto quello che potremmo molto genericamente definire naturale, uno stato di natura o uno stato selvatico. Ma la marionetta in tanti di questi autori diventa anche l'emblema della lotta all'egocentrismo dell'attore, a quel tipo di teatro che prevede un attore che si afferma prepotentemente su tutti gli altri elementi. Questa concezione oggi nell'ambito delle figure corrisponde a una posizione più ampia che vede l'umanità, l'uomo, la donna, l'umano abbassare, diciamo, la soglia del proprio narcisismo, della propria prepotenza, per mettersi in consonanza con gli altri elementi viventi. E in questo tratto credo che si possa riconoscere anche una vicinanza, appunto, alla poetica di Scaldati e a queste presenze viventi che respirano all'unisono, e questa attenzione per animali, vegetali, molto presente già nel testo di Collodi, ma che di nuovo viene a coincidere con la poetica, le peculiarità della drammaturgia di Scaldati. Quindi una marionetta che si pone come cosa tra le cose e che si mette in una presenza che si mette in ascolto degli altri elementi. Anche qui non lo preciso, non, per motivi di tempo non tiro i fili, le connessioni con lo spettacolo che abbiamo visto, ma spero che possano risuonare dei motivi a cui abbiamo assistito, che abbiamo apprezzato. Un'altra cosa che voglio citare, Simona mi darà il tempo perché non sto guardando l'orologio, si citava ieri il fatto che Collodi abbia scritto il suo romanzo a puntate, che ad un certo punto, dopo che Pinocchio era stato impiccato, ci sia stata la richiesta a continuarlo. Negli anni 90 si verifica un altro caso singolare, una sorta di finzione giornalistica, lo riferisce Beniamino Placido in un saggio, un articolo, dove racconta che i lettori, Pinocchio avrebbe scritto una lettera alla redazione di un giornale in cui rivendicava il suo statuto di burattino, il suo statuto ligneo, e tutta una discussione dei lettori che chiedono che Pinocchio venga fatto tornare burattino. Allora, questo è interessante perché in tanti adattamenti e trasposizioni sceniche del romanzo di Collodi si riscontra un'incredibile, tra virgolette, fedeltà al testo, i motivi ricorrono, la lingua spesso ricorre, dove invece ritroviamo più varianti è proprio nel finale, nell'esito del romanzo. È come se chi si occupa di teatro e affronta Pinocchio non si accontentasse, non fosse felice di questa soluzione, di questa conversione alla figura in carne ed ossa del bambino. Ricordo solo alcuni esempi, giusto per calare queste cose nella realtà della scena, un Pinocchio di Stefano De Luca, prodotto dal Piccolo di Milano negli anni 90. Nella scena finale la giovane attrice che interpretava Pinocchio si vedeva di schiena e voltava il capo e il pubblico riconosceva il volto umano, ma contemporaneamente l'ombra proiettava il naso di Pinocchio, no? Quindi questa persistenza dell'ombra, della dimensione profonda, oscura, insieme alla metamorfosi, come dire, no, insinuare il dubbio. Oppure un Pinocchio del Teatro della Tosse con la regia di Tonino Conte, in cui alla fine il Pinocchio ridiventato bambino salutava in una rassegna, come una sorta di sfilata strindberghiana di proiezioni del proprio io, salutava tutte le figure che aveva incontrato, ma lo faceva in modo molto antipatico, con molta aria con aria di sufficienza, e dunque il regista ci rendeva veramente antipatico questo bambino in carne ed ossa. Dunque era di nuovo in qualche modo sposare la realtà, diciamo, della marionetta, ma potremmo dire dell'immaginario, dell'arte, della poesia, di un umano che appunto sia in consonanza con le cose, con gli elementi della natura. Ancora voglio ricordare un caso, Pinocchio realizzato da TAM Teatro Musica alla fine degli anni 90, si intitolava Fratellini di legno, con i detenuti del carcere di Padova.
il finale di questo spettacolo fece molto discutere, perché questi attori detenuti ragliavano felicemente mangiando le loro carote e recitavano una filastrocca in cui dicevano che Pinocchio, per non ritornare umano e fare del male, aveva preferito trasformarsi in animale. Era un finale molto efficace, ma anche molto forte e provocatorio. Tutto questo per dire che, insomma, la chiusa di Collodi sembra non piacere a chi ha scelto come lingua della traduzione del romanzo la scena, il linguaggio della teatrale. Il bambino in carne ed ossa è in qualche modo l'emblema di una forma finita, chiusa, della fissità, mentre la figura d'arte, chiamiamola così se non marionetta, è la figura del fluire della forma, dell'estremo fluire, dell'incessante metamorfosi, che sono motivi naturalmente presenti nel testo e poi nelle traduzioni di cui ci stiamo occupando. Tra le altre cose, nello stesso libro citato di Manganelli scriveva: chi fa un viaggio rischia di arrivare, di nuovo sottolineando l'erranza, il percorso, la metamorfosi e non l'approdo in una forma cristallizzata. Questo fluire della forma richiama il motivo dei fantasmi, che ci sono stati così magnificamente presentati, offerti nello spettacolo di ieri, fin dall'esordio dello spettacolo. Questi fantasmi, appunto, che vivono tra la vita e la morte, tra la realtà e l'immaginazione. E qui prendo solo altri due minuti per ricordare, sempre in un tentativo di sintesi e generalizzazione necessaria, che spesso le messe in scena di Pinocchio sposano come chiave di lettura o il metateatro o il sogno, quindi in entrambi i casi delle dimensioni che mettono l'una contro l'altro due dimensioni opposte: metateatro, la realtà e la finzione, il sogno, la realtà e la dimensione onirica, l'immaginazione, l'inconscio e così via. A questi motivi naturalmente possiamo accostare tanti dei binomi, delle polarità presenti nella poetica e nella drammaturgia di Scaldati, con la grande differenza che in Scaldati questi elementi non stanno in opposizione, ma tendono ad una grande fusione, tendono ad una coincidenza, così come la luce e il buio, ne abbiamo parlato in altre occasioni. Quindi c'è veramente un'aspirazione a stringere, a fondere insieme degli opposti, senza creare quella dicotomia, quel dramma che scaturiscono dalle polarità. E in questo appunto, in questa aspirazione io l'ho sentita anche nello spettacolo di ieri. Il rimbalzo tra i motivi presenti in Pinocchio, nel Pinocchio di Collodi, attraverso la scrittura di Scaldati e nella creazione scenica, ho apprezzato moltissimo tutti i rinvii, i rimandi tra, appunto, motivi, chiamiamoli collodiani, poi tradotti da Scaldati, e tutto l'immaginario e le altre figure presenti nelle opere di Scaldati. E questo è stato reso, a mio avviso, non accostando i motivi, non presentandoli appunto come elementi diversi, ma in un continuo, incessante tentativo di fusione, appunto, di queste realtà diverse, anche di queste specie diverse di presenze tra la vita e la morte. Io mi fermo qui, forse ho anche già sforato. Sullo spettacolo ci sono tantissime cose, però magari ci ritorniamo se c'è tempo poi. Grazie. Grazie Cristina per la densità di questi richiami, che ci sembravano necessari proprio per inquadrare e poi entrare nel dettaglio dell'operazione che è stata fatta e che ieri è stata inaugurata. A questo punto io passerei la parola a Filippa, che ha seguito con grande attenzione l'avvio della progettualità del testo e quindi è stata una vigile accompagnatrice della conversazione.
compagnia. Sì, perché poi quando noi critici, noi studiosi, vediamo un prodotto finito, spesso non sappiamo quello che c'è dietro, tutto il lavoro lungo, faticoso, che ha accompagnato il processo creativo e che penso invece sia importante raccontare in qualche modo e condividerlo. E un po' per questo ho voluto seguire con il mio sguardo attento quello che avveniva all'interno dei laboratori che hanno portato poi alla messa in scena. Una piccola premessa per dire che con questo spettacolo mi sembra che sia avviata una fase che è quella di scaldati dopo scaldati e senza scaldati. Ricordo ancora che quando è morto il padre, indiscusso della drammaturgia contemporanea siciliana, ci siamo tutti chiesti e adesso cosa succederà al teatro di Scaldati, verso cosa deve essere traghettato, chi riuscirà a fare il suo teatro senza lui che lo scriveva, lo recitava, lo metteva in scena e lo dirigeva. E invece colpisce la voglia, la necessità e la possibilità che c'è stata il Livia, l'entusiasmo con cui ha attraversato tutta la sua opera, studiandola nella sua totalità. Ecco, non si è limitata soltanto al testo di Pinocchio, che poi è soltanto una traduzione di Collodi, ma lo ha ibridato, contaminato con lo stesso Scaldati, con tutte le altre opere di Scaldati, scegliendo i temi che ovviamente in cui si è rivista maggiormente. Quindi in un certo senso ha tradito questa traduzione, che non era altro che una traduzione dialettale di un'opera molto compiuta, di cui appunto già è stato detto tanto, ma della parte linguistica lascerò la parola a Simona che si è preparata su questo, però diciamo che su questa traduzione c'era soltanto la portata della lingua, una lingua che suono e che trova anche negli attori della compagnia di Scaldati uno strumento vocale che musicale di grande importanza. Però tu non ti sei limitata a questo. Hai voluto incontrare soprattutto la poetica di Scaldati e la pratica scenica di Scaldati attraverso l'incontro con la compagnia. Quindi ti do delle sollecitazioni di cui magari poi ci racconterai. La compagnia di Franco Scaldati, di cui abbiamo qua Melino imparato, continua una tradizione che non è fatta soltanto di testi, di parole, ma è fatta proprio di un modo di accostarsi e di vivere il teatro. E da lì nasce un laboratorio per la scelta degli artisti, che gli artisti e non solo attori, come tu li hai chiamati, perché sono stati parte attiva nella creazione drammaturgica. Cioè, insieme a te hanno creato tutto il percorso drammaturgico che ieri sera abbiamo visto. E mi piacerebbe che tu raccontassi in che modo loro sono intervenuti nella creazione di queste figure, quello che hanno dato, e l'incontro anche di queste due città, perché questo non è stato ancora abbastanza sottolineato, ma in realtà a me sembra una cosa degna di nota. Che siamo in un'isola, ci sono due grandi città che hanno una grande tradizione teatrale, ma è una tradizione teatrale che spesso non dialoga e che comunque è veramente molto diversa, perché quella di Catania viene da più dalla tradizione, quindi dal teatro di cui insomma in questi giorni anche sono stati celebrati i grandi autori, le grandi firme, i grandi attori. E l'incontro invece con una tradizione più contemporanea, come quella che nasce da Scaldati e che vede un modo di vivere poi la creazione artistica completamente diversa, in cui la parola è al centro, però diciamo che è solo un punto di partenza per una creazione che spesso non risponde ai canoni classici del teatro in cui c'è una storia da cominciare e da finire. E in questo il tuo pensiero che riguarda appunto che attraversa la figura di Pinocchio e la figura di Scaldati
racconta appunto anche questo modo di vivere il frammento. Ecco perché hai contaminato questa storia, che potrebbe avere un inizio e una fine, attraverso questi frammenti che sono stati giustapposti, che sono stati mescolati, che sono stati ibridati, personaggi che uno diventa l'altro, e comunque personaggi che già è sbagliato chiamarli così, perché anche loro sono ombre, spirdi, figuri, commedianti che vogliono recitare ma che in realtà sono se stessi e che poi diventano sempre qualcos'altro, diventano il rovescio di quello che sono, e in questo già c'è tutta la poetica e la figura di Scaldati. Ovviamente sullo spettacolo si potrebbe dire tanto, ma io mi soffermo soltanto alla prima fascinazione che ci viene dalle prime parole che la Fatina pronuncia, quello che è l'arte, cioè tutto il lavoro mi sembra comunque un ragionamento sull'arte, sul teatro, un ragionamento che sposa molto la linea metateatrale di cui ci parlava Cristina, e cioè la rappresentazione della rappresentazione, cioè tu hai voluto dire qualcosa attraverso le parole di Scaldati, attraverso le tematiche che tu hai rivissuto, per ritrovare in qualche modo te stessa, quindi attraversare tutto Scaldati per ritrovare te stessa, e facendo un discorso sull'arte che non è consolatorio né pacificato, anzi è un discorso abbastanza controverso, perché c'è la grande fame, che è una fame forse spirituale o una fame fisica, questo non lo so, ognuno ci può vedere quello che vuole, però a me ha colpito e ha emozionato molto il raccontare la vita degli artisti, la vita dell'attore, la stessa condizione umana in questa grande fame che abbiamo visto, ma nello stesso tempo l'esibizione che è stata rappresentata nel momento in cui si buttava del cibo, quindi il cibo che diventa spazzatura, che diventa qualcosa che colpisce qualcuno che si sta esibendo, ma proprio contro la propria natura, contro la propria volontà. E invece la necessità di esprimere, la necessità di trovare un doppio, di capire di trovare questa aspirazione, di sentirla, di viverla, questa aspirazione a qualcosa che è il teatro, che non è altro che il nostro doppio. E forse Pinocchio non è altro che questo. Quindi le mie domande, per farle poi per concretizzarle, sono: hai attraversato Scaldati in cerca di te stessa, cosa hai trovato di uguale di te stessa e Scaldati, e cosa invece ti ha cambiato questo viaggio nel suo mondo? E ancora, tu ti sei chiesta all'inizio, ricordo, perché Scaldati ha tradotto Pinocchio, cioè chi era per Scaldati Pinocchio? Ti sei data una risposta a questa domanda, e comunque chi è e cosa vuole raccontare Pinocchio di Livia Giunfrida? Allora, dunque, si sente fortissimo, problemi di fonica, anche questo è una cosa che non mi ha fatto dormire stanotte, riflettevo su tutto. Sono domande difficili. Intanto ti ringrazio per questo puntuale disamina, insomma, di tutto quello che è stato il percorso. E il percorso è tutto in questo lavoro che sto iniziando su quest'autore. Io non posso che ringraziare senza proprio che ce ne sia poi necessità, quindi la Laura Sicignano per avermi affidato questo compito di lavorare su Franco Scaldati, che per me ha voluto dire tornare in Sicilia con tutto quello che comporta. Quando mi ha detto vuoi lavorare su Scaldati, io ho detto assolutamente sì, era il momento giusto per me per ritornare un po' alle radici, ma non sapevo, nella furia, devo dire la verità, non sapevo che testo mi avrebbe affidato, proprio non ce lo siamo nemmeno detti per almeno un paio di mesi. A un certo punto poi
l'ho chiamato, ma che cosa mettiamo in scena? Io avevo in testa La gatta di Pezza, avevo in testa Il pozzo dei pazzi, testi compiuti per certi versi, poi insomma cerco anch'io di essere veloce. Quando mi ha detto Pinocchio, ho detto ma Pinocchio... Nemmeno una settimana prima i miei compagni di Teatro Metropolare avevo detto ma Pinocchio, Pinocchio, io lo metterò in scena quando avrò 70 anni, se sono ancora in forze, perché Pinocchio, Pinocchio. E quindi c'è stato un po' di paura. Quando ho letto il manoscritto c'è stato proprio il panico, devo dire, perché effettivamente mi sono ritrovata questa traduzione a volte proprio letterale, cioè proprio alla lettera, dal Collodi alla lingua siciliana, e ho detto adesso cosa faccio? Metto in scena il Pinocchio di Collodi in siciliano, non ha alcun senso in questo momento storico. Quindi a parte, diciamo, questa didascalia finale in cui accennava il finale diverso, quello che avete poi visto, quindi questo Pinocchio che non diventa di carne, mi sembrava eccezionale, quindi non poco, però a parte quella paginetta, il resto veramente mi metteva in grande crisi, a me e anche ai miei attori dopo, a cui ho proposto la lettura. E allora sì, sono andata a Palermo a incontrare Melino Imparato, a incontrare gli attori che avevano lavorato con Scaldati in questa grande avventura dell'albergheria, a incontrare, a cercare di capire come quella cosa che tu ti ricordi che io dicevo in quel periodo gennaio poi dell'anno scorso, ma perché ha tradotto Pinocchio? Almeno fatemi capire, cercavo proprio notizie, telefonavo a persone sconosciute, mi facevo dare i numeri di telefono di persone che avevano avuto a che fare con Scaldati per cercare le tracce di questa traduzione, perché l'ha tradotto, che cosa ne ha fatto. E naturalmente si è aperto un mondo. Quello che io faccio è decisamente teatro di ricerca, ancora questa non è una parolaccia, la possiamo dire. Il teatro di ricerca è quindi questa grande avventura, questo errare anche, questo errare dentro i progetti, in un senso però molto, molto attento in questo caso. E quindi ho incontrato moltissime cose, ho incontrato tutta l'opera di Scaldati, ho deciso di trovare le ragioni, diciamo, di questo Pinocchio dentro l'opera di Scaldati. Sì, mi sono in parte risposta, nel senso che ho abbandonato l'idea, diciamo, di utilizzare il manoscritto di cui usiamo forse un 15% del Pinocchio, e mi sono messa a caccia proprio delle motivazioni forti che legavano il Pinocchio collodiano all'opera di Scaldati. Quindi un'operazione drammaturgica che per me è un percorso, è un inizio, insomma, di dialogo con il maestro. Il Pinocchio, secondo me, c'entra tanto. Cioè, il Pinocchio di Collodi c'entra tanto con la poetica di Scaldati, perché il Pinocchio è un'opera violenta, è un'opera violenta e tenera insieme, parla di ingenuità, parla di grande sincerità. Ora questa cosa che poi noi no, sappiamo, il Pinocchio, le bugie, è ormai stata sfatata, non è quello, no? Pinocchio è il massimo dell'energia istintiva e quindi della sincerità, e nell'opera di Scaldati c'è tantissimo questo. Pinocchio è anche un'opera dove, come ha detto la professoressa, ci sono animali parlanti, ci sono fate, e questo è presente in tutta l'opera di Scaldati. E la cosa che mi ha sempre sorpreso e forse la cosa che mi interessa di più di questo grande poeta è questo fortissimo senso di pietas e di compassione in un senso positivo, attivo, in cui tutte le creature sono sullo stesso piano, che siano grilli, appunto animaletti parlanti, fate, angeli, assassini o bambini, siamo tutti sullo stesso piano, e questo io trovo che sia un pensiero altissimo. Che lui non è che dice basta, ma proprio questo è un pensiero radicale, presente radicalmente dentro ogni sua frase,
E quindi questo l'ho trovato estremamente interessante. In più, come è stato detto, Pinocchio ha molto a che fare con la morte, perché si tratta di una marionetta, nel nostro caso un pupo, ma appunto si tratta tanto di teatro, di parlare di teatro. E Scaldati si chiedeva costantemente perché fare teatro, per chi fare teatro, come fare teatro. È una cosa che mi accomuna molto a questo maestro, che non ho avuto il piacere mai di incontrare, ma in qualche modo mi ha sorpresa dal primo incontro con Melino lì al caffè a Palermo, quando parlando mi faceva parlare più Melino, mi faceva un sacco di domande e alla fine mi faceva notare una serie di punti di contatto tra, come se fosse stato il mio maestro in qualche modo per certi versi, sulla metodologia, su il desiderio di fare teatro in un certo modo. E qui quindi il teatro, quindi questo discorso che tu hai letto mi fa piacere, insomma. Poi è difficilissimo parlare per me delle cose che faccio, parlo attraverso gli spettacoli, almeno ci provo, insomma, ci provo. Il teatro in questo momento, ecco, per esempio, la nostra partitura è cambiata tanto in questi 18 giorni di lavoro qui, perché veniamo da un periodo fortissimo dal punto di vista anche della riflessione sulla necessità del teatro, sulla fame non soltanto come categoria che ha sofferto tantissimo, ma fame anche come società, fame di poesia. Quello che poi si è sentito anche un po' male ieri con l'audio, però quello che Rory, la fata, dice all'inizio del nostro spettacolo, quando parla con Franco Scaldati e gli dice: ma questo non sembra tempo di poesia, sembra tempo di munnizza, noi però ci proviamo, no? Ci proviamo, e questa cosa ci dà la spinta necessaria per vivere. Ecco, io penso che sia molto presente questa spinta in Scaldati. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda sul perché secondo me Scaldati era interessato al Pinocchio. Spero di sì, però ci sono tanti punti di contatto che ho trovato interessantissimi. Cosa di me? Beh, tanto, perché incontrare Scaldati è stato un innamoramento, anzi qualcuno mi dice che sono troppo innamorata di Scaldati, vabbè, insomma, sono al primo anno di questo innamoramento, quindi lasciatemi nelle mie follie. In realtà ho trovato appunto tanto di me, anche proprio in questo desiderio di mescolare le carte, professionisti, non professionisti, libertà enorme dal punto di vista metodologico di mescolare anche frammenti, perché ora io non c'ero quando, so che ieri avete parlato di frammenti, mannaggia, io ero con i miei attori, non ho sentito, mi rifarò, tanto il numero di telefono diretto della persona che ha fatto l'intervento, però ecco, una cosa che ho verificato subito quando ho deciso di fare questa operazione drammaturgica è: ok, Scaldati l'avrebbe approvato questa faccenda di prendere pezzi da altre opere e mescolarli. E allora un po' mi sono confrontata senza dubbio con Melino Imparato, che era la persona, l'erede in qualche modo, e un po' mi sono accorta studiando che questo davvero era una metodologia di Franco Scaldati. Cioè ho trovato dei pezzi, addirittura anche forse del Pinocchio, perché c'è anche un carabiniere che l'ho ritrovato, mi sembra Indovina Ventura, oppure trovo per esempio dentro tutta l'opera frammenti shakespeariani che transitano di opera in opera, e quindi questo, unito anche a delle discussioni che ho fatto anche con una delle attrici, che Serena Barone, che mi raccontava, che ha avuto una lunga esperienza anche con Franco Scaldati, mi raccontava di questi frammenti che venivano spostati fino a 5 minuti prima dello spettacolo e loro dovevano mettere dietro le quinte questi pezzi di drammaturgia ogni volta per capire, ok, adesso che scena viene, no? Quindi questo costante, incessante ricerca, e io lo dico sempre ai miei attori poveretti, infatti, che per me non c'è un punto d'arrivo, cioè lo spettacolo di ieri non può essere un punto d'arrivo, il punto d'arrivo è veramente mortifero, è il teatro della morte. Io credo molto nella ricerca, e questa ricerca è una ricerca che si deve adattare. Questo teatro che io vado cercando si deve
perfezionare, no, si deve cercare ogni giorno è differente. E mi piacciono molto, dici bene, insomma, gli attori artisti, quindi è stata una ricerca anche questa piuttosto intensiva. Sono molto contenta degli attori che ho trovato, perché per me l'attore deve essere creatore, deve accompagnarmi in un percorso di creazione, di grande avventura. L'attore con la O chiusa, come diceva Scaldati, proprio davvero non mi interessa. Non a caso sono 13 anni che lavoro in un istituto penitenziario dove ho trovato dei compagni straordinari dal punto di vista proprio della qualità teatrale, senza falsi, insomma, pietismi di sorta che a volte magari vengono fuori. Ecco, quindi sì, ho trovato tantissimo di me, e chiaramente poi ci ho messo anche del mio, questo sì. Quindi la scena della violenza su Geppetto non esiste. Non esiste oggettivamente da nessuna parte, in nessun frammento di Scaldati, però è in qualche modo una visione anche della mia infanzia in Sicilia, unita insieme a quello che è il Collodi violento, a quello che è Scaldati che traduce Collodi, e se posso dire sì, un pochino più violento il Pinocchio di Scaldati qua e là lo è, per forza di cosa, per forza di parola, per forza di... ammazza un po' più volte il grillo, per esempio. Ci sono delle... Io ho fatto una comparazione veramente ossessiva tra le due opere per capire e trovare le differenze. Un po' più violento è. In Sicilia forse, ecco, tutto veramente viene portato al parossismo, tutto viene estremizzato. Questa è una cosa che, questa furia di cui parlavate, sì, la sento molto, e la sento molto nelle mie corde, la sento molto necessaria. Non so se ho risposto. Grazie Livia, perché nelle tue parole risuona tutta la consapevolezza che ancora è in Fieri, ma che comunque ti ha permesso di lavorare in una dimensione molto precisa. C'è un regista che amo molto, pur nella sua apparente difficoltà, che è Robert Bresson, che scriveva nelle sue note di regia che le immagini si rafforzano trapiantandosi. E secondo me anche le parole e anche i corpi si rafforzano trapiantandosi, quindi questi innesti che tu hai creato per risolvere un problema pratico di drammaturgia. Siamo consapevoli di averti messo in difficoltà, però è dalle crisi che a volte nascono le creazioni più interessanti. Peraltro mi faceva piacere sentire richiamare più volte la parola ricerca, che è quello che cerchiamo anche noi, naturalmente in misura diversa, di fare in aule come questa, e senz'altro avere il privilegio di ricercare guardandovi, quindi guardando il teatro, guardando il cinema, ci dà una libertà, una consapevolezza diversa. Aggiungiamo un tassello a questo percorso di avvicinamento e di scavo del vostro Pinocchio con Simona, perché effettivamente la questione della lingua è una questione decisiva, e quindi a te Simona. Grazie Stefania, buongiorno nuovamente a tutte e a tutti, e grazie per queste due mezze giornate così ricche di suggestioni, di visioni. Mi sento un leggero ritorno, non so, no, mi sentite perfettamente? Va bene, allora è una questione soltanto mia, forse di udito, di suggestioni, di spunti di riflessione che sicuramente sono certa che torneranno, così come sono ritornati alla memoria e poi li ho recuperati degli appunti. Ne parlavo ieri con alcuni dei nostri graditissimi ospiti di una due giorni tenutasi a Palermo nel lontano ormai 2014. Galeotta fu Stefania Rimini, che mi disse: c'è la professoressa Valentina Valentini a Palermo, parleranno di Scaldati, l'evento si chiama Universo Scaldati, perché non vai? Non ci pensai due volte, presi un pullman e ho ritrovato quegli appunti, un quadernetto di appunti su quelle due giornate, ricco anche lì di spunti, di riflessioni, di cose che sono tornate in questi giorni, però sono tornate con progetti che finalmente si stanno concretizzando o si sono già concretizzati. La bella notizia della
della possibilità di poter leggere l'opera di Scaldati, i volumi che speriamo di aver presto tutti sui nostri scrittoi, sulle nostre librerie, da far studiare ai nostri studenti, è sicuramente una delle notizie per noi che studiamo, abbiamo bisogno di questi materiali, abbiamo bisogno di questi confronti, sicuramente è bellissima. In 10 minuti non posso parlarvi della lingua di Scaldati, farei un torto, ma soprattutto forse non avrei neanche le giuste competenze, però mi sono interrogata anche sul titolo che abbiamo deciso di dare all'incontro di oggi. Intanto apro una piccolissima e velocissima parentesi: 7 luglio 1881 Pinocchio entrava in scena per la prima volta, Storia di un burattino, usciva la prima puntata nel Giornale dei Bambini, appunto a firma di Collodi, quindi 2 giorni fa Pinocchio ha soffiato 140 candeline. Strane coincidenze, però siamo praticamente nella settimana dei festeggiamenti di Pinocchio, non li dimostra questi 140 anni, però ce li ha. E poi mi sono chiesta, ma quali altre volte, prima che Scaldati arrivasse a questa sua traduzione, Pinocchio ha parlato in siciliano? E allora vi racconto soltanto due episodi. La prima è le illustrazioni di Pinocchio, le primissime illustrazioni di Pinocchio parlano in siciliano. Ugo Fleres è messinese, era messinese. Questo artista eclettico, romanziere, critico, illustratore, parte appunto da Messina per poi approdare a Roma, sarà lui che verranno chieste le prime 6 tavole, le prime 6 illustrazioni di Pinocchio, ed è lui che dà per la prima volta il corpo a Pinocchio. Sarà poi Mazzanti a dare quel processo di vivificazione a Pinocchio per cui lo conosciamo così come ci è stato tramandato, ma Fleres è il primo a disegnarlo. E la prima illustrazione che realizza, proprio anche per riprendere un po' quello che ci siamo detti questa mattina, è l'illustrazione relativa all'impiccagione, quindi la famosa cesura, no, che anche ieri Massimo Marino ci raccontavamo, della volontà di Collodi di chiudere lì l'episodio praticamente per Pinocchio. E Fleres ce la raffigura con non la quercia ma una bilancia. Una bilancia che pende da una parte verso una zona astratta, è un cerchio bianco, e un ago molto scuro di questa bilancia che segna una cesura. Quindi Fleres non ci racconta con le sue illustrazioni gli episodi, in realtà non illustra il testo, ma in qualche modo ci racconta quello che sta succedendo a quel testo lì. Poi arriveranno altri appunto illustratori. La seconda volta che Pinocchio parla in siciliano è nel 1927, per opera di un maestro di scuole elementari, Giuseppe Ganci Battaglia, che traduce in sestine siciliane il Pinocchio di Collodi. Lo traduce perché all'epoca la legge Gentile prevedeva che a scuola si insegnasse anche il dialetto e che quindi la lingua nazionale venisse confrontata al dialetto, e quindi lo traduce in siciliano. Prova a presentarlo a qualche editore ma non ottiene fortuna, perché nel frattempo sappiamo che il Ministero della Cultura Popolare di Bottai vieta in qualche modo che il dialetto possa essere poi studiato. Sappiamo quello che succede a Edoardo, sappiamo quello che significherà l'istituzione di questo ministero, e quindi nessun editore prenderà in carico la pubblicazione, che avverrà 40 anni dopo la sua ideazione. Eppure aveva avuto già i primi successi, perché per una rivista dell'epoca che si occupava di poesia e folklore già Ganci Battaglia aveva pubblicato, fra l'altro questa rivista la curava lui insieme a Ignazio Buttitta, quindi diciamo due grandi studiosi e personalità, aveva già pubblicato i primi episodi, le prime traduzioni, ma non continuerà, non andrà oltre. Abbiamo poi delle altre traduzioni meno pregiate, meno importanti, e arriviamo adesso al nostro Scaldati parallelo, come l'ho voluto, con un gioco ovviamente che richiama Manganelli, già citato ieri e oggi, chiamare io. Le cosiddette pinocchiate hanno consentito in qualche modo, anche a Scaldati, e non fa eccezione, di lavorare, di interpretare, di prendere questa materia che Collodi ci ha lasciato e di trasformarla, di declinarla. Noi sappiamo che Pinocchio è il libro più tradotto al mondo, supera anche, secondo statistiche recenti, i libri sacri.
e fino all'ultimissima edizione di Pinocchio realizzato con l'emotion, cioè i simboli che noi utilizziamo nelle chat, è tutto praticamente riscritto attraverso questi simboli. L'operazione l'ha condotta Francesca Chiusaroli. E Scaldati, non sappiamo per quale motivo, ma probabilmente per una commissione che riceve, ma a noi ci piace anche fantasticare su altro, no? Su un possibile incontro con questa marionetta, che poi un po' rappresenta anche noi stessi, per Tabucchi un po' è il nostro rovescio del nostro io, quindi forse anche per Scaldati lo era, chi lo sa, ma ve l'ho detto, è pure fantasticazione di una studiosa che ama o spera di trovare questo tipo di informazioni, ma che in realtà non hanno una prova tangibile. E sappiamo appunto che probabilmente su commissione Scaldati decide di affrontare Pinocchio, poche pagine, cioè 200 pagine, non di più, scritte prima in italiano a penne e poi dattiloscritte nel suo dialetto. Ed è interessante però notare un'altra cosa, che questa operazione si viene a collocare nel 1993, anno poi di Totò e Vice, anno di altri testi importanti per Scaldati, ed è in qualche modo anche un periodo in cui altri drammaturghi si sono comunque approcciati alla figura di Pinocchio. È come se il Novecento, nonostante la crudeltà della sua storia, comunque non rinunciasse alla magia, non rinunciasse alla fantasia e alla fiaba. Pensiamo al Pinocchio di Carmelo Bene, già citato, pensiamo al Pinocchio Bazar di Ferdinando Bruni. Quindi negli stessi anni altri drammaturghi, altri autori si muovono o si confrontano, hanno modo di confrontarsi con Pinocchio. Vengo al dialetto, ma brevissimamente, perché poi vorrei anche sentire, se se la sentono, i nostri attori, che sono stati già chiamati in causa più volte, anche per riprendere magari il discorso sull'autorialità che Filippa diceva, quindi su come poi Livia si è confrontata anche sulla la possibilità che anche l'attore si faccia autore, o comunque dia un contributo all'interno dello spettacolo a livello anche autoriale. E per dire questo, Dario Fo diceva, parlando di Pirandello nel manuale minimo dell'attore, chi non ha un dialetto se lo inventi, no? Lo deve trovare. Scaldati il dialetto ce l'aveva, era il dialetto dell'albergheria, ce lo siamo detti ieri, era un dialetto che forse non esiste neanche più, ed è anche il dialetto che ci siamo ritrovati ieri, un dialetto però impastato con altre sonorità, un dialetto che si mescola al catanese, che si mescola quindi di Manuela Ventura e di Cosimo Coltraro, che si mescola al siracusano di Alessandra Fazzino, anche se impercettibile, almeno io poi non ho forse un orecchio abituato, però e al palermitano ovviamente del resto della compagnia. E ieri si diceva che un'espressione bellissima, riferendoci a Totò e Vice, che i personaggi di Scaldati parlano in dialetto, pensano in dialetto, vivono in dialetto, no? Laura si è appuntata a questa frase ieri perché è veramente una bellissima riflessione, ed è questa sicuramente una delle forze, no? Il fatto che il dialetto diventa poi osmosi di suoni, di una musicalità che, se anche non fa arrivare il testo al 100%, comunque riesce, perché giocavamo sulle percentuali di comprensione del testo quando abbiamo visto anche la prova, riesce comunque a farlo arrivare, riesce a farlo arrivare al pubblico, riesce a far comprendere quasi tutto, anche se sfuggono moltissime parole, moltissime luoghi, frasi, proverbi e modi di dire. E velocissimamente, Cristina parlava di metateatro straordinario, straordinaria Serena Barone, che cita, vorrebbe una strada fatta di assi di palcoscenico, cioè di legno, perché diventerebbe tutto un grande palcoscenico. O Geppetto Manuela, che dice a un certo punto: non mi piace più questa recita, voglio tornare. E il Grillo le prende di santa ragione, vuol tornare a far Geppetto. I fari in scena, lo spettatore è sempre costantemente messo pungolato, secondo me, anche dal gioco che ne vuole fare la regista, perché non si rilassa mai, il gioco è sempre svelato ai nostri occhi, o dalle battute o dagli elementi che entrano in scena. Penso a quei due bellissimi fari, e poi magari se vuoi ci racconti anche un po' sia da cosa partono, ma anche da come li avete
Pensati perché in quella maniera, se c'è, io poi sono molto curiosa, non sono appunto un critico, quindi vedo gli spettacoli col piacere proprio anche del pubblico, dello spettatore che vuole in qualche modo lasciarsi anche prendere dalla magia, lasciarsi in qualche modo trascinare da quelle che sono le emozioni. Il lato oscuro che diceva Livia, Calvino lo dice nella postfazione, è un libro che Edgar Allan Poe, Hoffman avrebbero potuto tranquillamente scrivere, è un libro dark Pinocchio, un libro che ha molto a che fare con questo lato sotterraneo, underground, e che tu riporti benissimo sulla scena, c'è tutto. L'ultimissima cosa, come vedete salto, ma perché le suggestioni sono tante e voglio dare la parola a loro, il finale. Il finale Scaldati è precisissimo, è filologico. Calvino, no? Lo ricordano in pochi o non ci fanno molto caso, mette un punto esclamativo alla battuta finale di Pinocchio, ma poi mette tre puntini di sospensione. La battuta è: come ero buffo quando ero burattino, punto esclamativo, e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene, punto esclamativo, tre puntini di sospensione. Ce lo dice Collodi come finire, e Scaldati in questo è molto attento, perché il processo di metamorfosi si può compiere come non si può compiere, ma ci autorizza l'autore a far sì che Pinocchio in qualche maniera possa essere richiamato dall'invito del pesce cane, umanissimo, straordinario questo pesce cane, e che lo supplica, perché anche lui ha un cuore. Perché quello che dicevamo prima, no? Gli animali discaldati sono delle creature fondamentali, e il pesce cane, quasi intristito dal fatto che è solitario, lo invita a diventare pirata, e allora quei tre puntini di sospensione fanno diventare Pinocchio, Geppetto e Lucignolo dei pirati del mare, e la vicenda continua chissà dove, chissà in quale altra realtà. Quindi, perdonate, sono andata veramente molto, cioè saltando, perché poi ci sono delle suggestioni che secondo me richiamano Cantor, c'è tanto, però io mi auguro che si possa tornare a parlare, perché i progetti sono aperti, perché ci sono tante cose che in qualche modo poi ci riporteranno su Scaldati. Quindi io non ho domande, ho delle suggestioni, delle curiosità, avrei tanto da dirti, quindi veramente vi lascio la parola o la ricedo a Filippa, se Stefani è d'accordo, per eventualmente se ha delle domande da porre o qualcuno... chiedere se c'è qualcuno sì. Tra voi che vuole intervenire, se ha voglia, se la sente. Altrimenti si era già... Siete timidi, non ci crediamo. Io vorrei fare c'è un bellino imparato. Chiedere a Livia come ha svolto questo lavoro di laboratorio preliminare alla selezione degli artisti, perché non è, diciamo, un percorso abituale, o è un percorso che si può scegliere di fare, che un teatro, che un regista può scegliere di fare. Alcuni registi si portano alcuni attori propri, decidono a priori, altri fanno dei provini che sono provini su parte, quindi ci sono percorsi diversi per arrivare a scegliere gli artisti, e noi insieme abbiamo deciso di percorrere questa strada, però io non c'ero, e quindi, e quindi ti chiedo come hai lavorato in questi giorni preliminari, dove ancora tutto doveva nascere, e quindi c'era probabilmente un'intuizione tua sul mondo che volevi creare a partire da questo materiale magmatico di Scaldati, ma forse ancora era un mondo, c'era solo un'intuizione, ecco, oppure avevi già molto chiare le direzioni: voglio un attore così, voglio un attore così, voglio un'attrice così. Intanto c'è da dire che, siccome ho letto anche polemiche e cose del genere, che sono stati fatti davvero i provini, no? Perché questa non è una cosa scontata, quindi Laura Sicignano mi ha dato la possibilità di scegliere veramente
gli attori. E questo non è scontato, come potete sapere, cioè come sapete tutti. Sono arrivati 300 curricula, ho letto personalmente, ho chiesto di poter leggere io 300 curricula e ho scelto, ho fatto delle selezioni sui curricula in base anche al dialetto parlato. Avevo bisogno di solo due aree principalmente, volevo giocarla su Palermo e Catania perché mi stava ospitando e perché ho rintracciato nella storia di Scaldati dei punti di sostegno a Catania, cioè laddove Palermo ancora non riconosceva o comunque maltrattava questo poeta, è successo che lui trovasse un porto sicuro a Catania, quindi mi sembrava molto bello giocare su questi due dialetti, quindi la prima parte di selezione è stata questa. Poi il laboratorio, che tra l'altro è stato incidentato dall'arrivo del Covid, noi abbiamo finito il laboratorio il 7 marzo del 2020, è stata una cosa incredibile. Il laboratorio si è basato proprio, io cercavo non delle figure, avevo già in mente i personaggi che volevo avere, ma non cercavo delle figure fisiche, sai, a volte uno dice cerco la ragazza giovane o il ragazzo, no, cercavo questi artisti, cioè cercavo qualcuno con cui condividere un percorso di creazione, e quindi buona parte del laboratorio si è svolta con delle proposte che io ho fatto anche di creazione, ad esempio li ho mandati a Castello Ursino a guardare gli ex voto piuttosto che sì, gli ex voto, e da lì dovevano mettere in connessione il lavoro che stavamo facendo su Scaldati con questi ex voto, e questo mi consentiva anche di capire chi avevo davanti, cosa aveva dentro, perché per me l'attore è qualcuno che deve avere qualcosa da raccontare. Poi sulle capacità si può lavorare, io penso di essere in grado di far recitare, cioè su questo se c'è una persona che è ben disposta e che è aperta, e soprattutto se c'è una persona che ha qualcosa da raccontare, a me interessa molto questo, allora ci siamo. E quindi il laboratorio si è svolto anche con qualche polemica degli attori, perché spesso io non dicevo vai tu, ma dicevo chi va. E quindi in grande autonomia gli attori andavano sulla scena a fare delle cose che di volta in volta. Alcune scene ce l'avevo già un po' chiare, per cui per dire abbiamo già a marzo lavorato su questa figura di fata che è stata interpretata giustamente da più persone, che trasformava questi pinocchi in galline. Questa ossessione delle galline io ce l'avevo da gennaio, cioè proprio subito, perché non volevo usare gli asinelli ma le galline, quindi sì, c'erano già alcuni germi di questa cosa. So che Cristina voleva forse fare una domanda e poi... C'è anche Melino che ha alzato. Certo, allora Melino... Sono delle considerazioni sul lavoro che ho visto ieri e su tutto quanto è successo. Io trovo che Livia ha detto una cosa giusto questo poco fa, io sono in grado di fare recitare pure le pietre, lo diceva anche Franco, parliamo di attori che non sono attori ma sono artisti, lo diceva anche Franco. Quindi io quando è cominciato questo progetto su Pinocchio non sapevo nulla, non sapevo niente di Livia, non la conoscevo. Quando l'ho incontrata ho riconosciuto una compagna di viaggio che sarebbe stata benissimo in compagnia con Franco Scaldati e con noi e con tutti. Il suo modo di lavorare è il nostro modo di lavorare, è stato il nostro modo di lavorare per 30 anni. E quindi riconoscersi e capire quello che si sta, il modo in cui si lavora, il modo in cui si fa teatro e perché si fa teatro. Vabbè, noi gli attori abbiamo bisogno dell'applauso, ci piace essere coccolati e vezzeggiati e applauditi, però non basta, cioè non servirà, non ci aiuta a vivere questo, cioè, sì, forse ci fa passare la serata, ma poi ci sono altre cose. E quindi ieri ho visto uno spettacolo splendido,
un Pinocchio che è più scaldato, cioè, ho detto, c'è più Scaldati che Pinocchio. Livia si è troppo innamorata di Scaldati, quindi non ha avuto poi il coraggio di, secondo me, tagliare alcune cose, ci ha messo tutto, molto. E questo un po', diciamo, non sono un critico teatrale, mi permetto di dirlo da spettatore, un po' ti, a un certo punto ti dice vabbè, dovrebbe andare un po' più avanti, però lo spettacolo in sé è meraviglioso, c'è un fascino, una maniera di affrontare, un gusto così delicato e così forte, quindi sono tutti gli elementi del teatro scaldatiano e di Pinocchio, che ha tutti questi elementi di violenza, di dolcezza, di gioco, il burattino, la voce che nasce da un pezzo di legno. Quindi hai fatto un grandissimo e bel lavoro, mi è piaciuto moltissimo il pesce cane, la balena, l'inizio, tutto l'inizio è meraviglioso, strepitoso. E tutti gli attori sono stati grandi, veramente grazie a Laura, al Teatro Stabile di Catania, per aver portato Scaldati a Palermo, a Catania, scusa, Palermo, no, perché stavo pensando a Palermo, stavo pensando che Palermo si perde sempre delle occasioni, questa è un'altra delle occasioni, perché non so se è stato fatto qualche accordo con... stavo dicendo un'altra cosa, me la sono dimenticata. Quindi va bene così. E quindi va bene così. Grazie, Melina. Allora, io provo a dare un attimo i tempi, forse se non ci sono altri interventi, darei di nuovo la parola a Cristina, però la chiusura è con Melino. Il leggio lo aspetta, quindi chiedo a tutti poi di lasciarsi questo spazio di ascolto che insomma suggella poi queste due giornate. Grazie. Allora, un po' una coda, diciamo, a quel che dicevo prima, che diventa però anche una domanda, una curiosità. Quando Simona mi ha inviato l'immagine della locandina, io ho visto Ilse. È strano, vi confesso, per una padovana parlare in Sicilia di Pirandello, di Scaldati, in una messa in scena come quella di ieri, però lo faccio, perché è un testo che adoro, e anche quando ho avuto la fortuna appunto di essere introdotta da Viviana Raciti, Valentina Valentini, ma lì ho imparato alla drammaturgia, alla poetica di Scaldati, per me veramente aleggiavano i fantasmi dei giganti, non Pirandello, ma proprio i giganti della montagna. E dunque in questa carretta con l'attrice ho visto Ilse, ma poi anche appunto nell'incipit dello spettacolo questa evocazione dei fantasmi, e per tutta la prima parte dello spettacolo in queste figure che generate veramente dal buio, no? Questo gioco sottilissimo di luce e di buio. E il discorso che facevo prima sul fluire della forma e il rischio di cristallizzarla invece è il tema forte dei giganti, il metateatro è forse l'aspetto più banale, insomma superficiale, però questo rapporto tra l'immaginazione, la realtà e la capacità dell'immaginazione appunto di non fermare mai la metamorfosi, il fluire delle trasformazioni è il tema insomma che mi affascina molto e che trovo interessante. Poi la poesia e la monnezza, insomma i riferimenti sarebbero molti, e poi quindi volevo sapere se in qualche modo c'è stato all'orizzonte. E l'altra cosa volevo anche far notare che io appunto sono di Padova e ho avuto appunto questi viatici importanti nella scrittura di Scaldati, però rimane comunque difficile, e devo dire che dal punto di vista linguistico non ho ovviamente capito tutto, però l'ho trovato magnifico e non lo vorrei proprio tradotto. Non ne faccio una questione di si può o non si può tradurre, quella è una questione del regista e ognuno ha il diritto di decidere se mettere in scena un testo nella lingua originale o in traduzione.
non citiamo tutti i vari casi, però ecco, mi piacerebbe vederlo a Venezia, a Bolzano, recitato così, cioè con queste lingue che poi sono diverse, e mi chiedo anche che cosa ne pensate voi, non so, penso che per esempio Alessandro Serra, quando ha presentato Macbeth in sardo, l'ha fatto anche con i sottotitoli, no? Cioè quali possono essere le soluzioni o meno. Grazie. Allora, dunque, anche io vorrei vederlo in giro al nord e guardo la Sicignano, perché in realtà questa è una cosa che mi chiedeva anche prima Guido, e lì io ho bisogno dell'aiuto, perché sì, secondo me sarebbe molto interessante vedere continuare questo percorso e continuarlo anche fuori dalla Sicilia. Trovo che sia fondamentale anche come confronto artistico questa cosa qui, io spero che si possa fare, quindi lancio questa proposta mettendo in imbarazzo la Siciliana davanti a tutti. Il teatro italiano, qui infatti la discussione sarebbe sempre su un discorso ministeriale, qui si aprono delle questioni che però sono fondamentali, perché vanno valutate, perché a un regista giovane, meno giovane, vediamo un po' che cosa vuol dire essere giovani poi in Italia, spesso vengono proposte delle condizioni pazzesche, quindi il teatro di ricerca è giusto a un certo punto che uno si chiuda in carcere, dice lo faccio per i fatti miei perché almeno qui ho dei tempi, quello che mi ha concesso, diciamo, quello che mi ha proposto la Sicignano è già tanto, perché mi vengono fatte delle proposte di una settimana di lavoro, 4 giorni per fare spettacoli. Ecco, capite bene che tutta questa operazione, già 18 giorni di prova, è stato, io l'ho detto sempre agli attori dal primo giorno, questo è, preparatevi a un tour de force, è una lotta contro il tempo, vediamo dove arriviamo continuiamo, è un percorso e man mano che andiamo avanti, quasi insomma un po' un tentativo anche da parte mia di sopravvivere a quello che è il sistema teatrale italiano, quindi per un po' me ne sono stata proprio fuori, appunto chiudendomi in carcere piuttosto che trovando spazi altri. E poi ho deciso di riprovare a confrontarmi, quindi ne sono fuoriuscita e rientrata, ma la questione è aperta perché oggettivamente queste sono le condizioni che vengono proposte a chi fa teatro di ricerca, cioè una settimana, 10 giorni di lavoro, se proprio ti va benissimo c'hai questi 18 giorni che però tu devi alimentare con tanto lavoro a parte, non sempre giustamente puoi proporre agli attori. E l'altra cosa gravissima è immaginare un lavoro del genere che è in un'unica replica. Ovviamente noi sappiamo che il vero lavoro di creazione, di ricerca avviene laddove ci si può confrontare con il pubblico, quindi vengo alla tua suggestione di Gigante della Montagna, che ti confesso che mi ha anche emozionata, ho sentito anche qualche attore stupito, perché l'inizio proprio di questo nostro incontro, quindi noi ci siamo incontrati in questa residenza, grandissima occasione che mi è stata data allo Stabile, fare una residenza durante il periodo Covid, io ho portato il testo dei Giganti della Montagna come riferimento, e in particolare io ho scovato questa, dico scovato perché trovare i materiali di Franco Scaldati è stato un altro incubo incredibile, meno male c'era Melino, ma comunque è stata durissima, perché ora so che ci si sta lavorando, però non si trovano i testi, anche gli attori che devono fare il provino li ho obbligati a leggere Scaldati, ma molti non trovavano questi testi, e mi sono fatta dare sotto banco questo finale dei Giganti della Montagna che Scaldati ha composto per Federico Tiezzi, io conosco la compagnia di Federico Tiezzi e sono rimasta sconvolta da questo finale, e ho deciso che quello è, diciamo, è lo step successivo, perché c'è tanto anche del ragionamento pirandelliano, c'è tanto di Pirandello in questa sessione. Allora, ad agosto abbiamo lavorato, pensato ai Giganti della Montagna costantemente in questo ragionamento proprio sul teatro, sul il rapporto con il pubblico,
Anche le parole che dice Serena vengono fuori da questo. Io ho chiesto a tutti gli attori, proprio stressandoli, anche qualcuno, insomma, infatti quando è venuta fuori l'improvvisazione, un osaccio cos'è il teatro, cioè, secondo me l'attrice proprio mi voleva dire non lo so cos'è il teatro, non ne potevano più probabilmente, perché tutti hanno dovuto rispondere alla domanda perché fai teatro, che cos'è il teatro, in un confronto tra di noi che poi volevamo fare con il pubblico. E in quest'altra sezione di lavoro pure abbiamo parlato di corda pazza, corda civile, ci siamo trovati comunque a tenere tra le dita, insomma, questo pirandello. Quindi sì, Giganti della Montagna è assolutamente un punto di riferimento forte di questa riflessione sul rapporto tra i teatranti e questa fame e il pubblico e la loro fame. I giganti mangiano poi questi teatranti, nel caso di Scaldati proprio inchiodano gli attori in croce, è una cosa molto violenta, molto forte. Quindi sì, penso che adesso, poi anche dopo quello che abbiamo passato tutti, è fondamentale ritrovarsi e cercare dei punti di contatto, perché poi è questo, no? Il ragionamento profondo che fa Pirandello, quindi è inutile che facciamo gli invasati del teatro e quindi io cerco di fare una cosa che nessuno capisce, al contempo però chiaramente si cerca la qualità. E dall'altra parte pure, io mi ricordo una risposta che mi diede la Manuela Ventura, era arrabbiatissima, diceva ma anche il pubblico però, anche loro devono venirci incontro. Sono stati dibattiti molto accesi partendo proprio da questo. E di questo si è alimentato, spero, il nostro lavoro, e che è un inizio, siamo consapevoli dentro queste tempistiche, dentro questi ritmi, e che speriamo, insomma, che tutti ci aiutate allora a portarlo fuori, perché noi lo vogliamo fare. I lampioni, ci sono dei frammenti di Scaldati dove i lampioni piangono, perché vengono rotti da qualche ragazzino disgraziato che li rompe, quindi piangono. Ci sono anche testi dove i lampioni si impiccano, quindi sì, i lampioni. Manuela Ventura. Ecco, magari sarà inutile. Comunque, no, dall'interno, cronache dall'interno. Per dire che l'esperienza nella sua complessità è stata davvero particolare, partendo proprio dal laboratorio di marzo, per sottolineare l'importanza che ha per noi attrici, attori, artisti, tecnici, teatri, il momento dell'incontro, il momento laboratoriale, che sono occasioni sempre più rare. E invece il nostro lavoro è fatto anche di questo, cioè di un artigianato che si costruisce e che non ha come visione, cioè non ha subito una visione finale, lo spettacolo, l'esecuzione, ma prevede questo tempo di scambio, di scontro. Io ricordo quel laboratorio in cui eravamo una ventina, trentina di attrici, attori pazzeschi, incredibili, molti io non li conoscevo, appunto la calata dei palermitani è stata un impatto, almeno su di me, potentissimo, perché poi io sono sempre stata molto affascinata da Palermo, proprio da Palermo, dalla città di Palermo, e poi dalla sua arte, dalla cultura, dalla lingua. E quell'incontro che si è espresso anche in una lotta improvvisata di burattini catanesi e burattini palermitani, dove ci prendemmo pure a brutte parole, dicendo che il burattino palermitano era pezzi ligno, no, al contrario, quello catanese che non è dinoccolato come quello palermitano, e allora lì nacquero tutta una serie di riflessioni anche sulle modalità recitative. Insomma, è stato veramente già quello, quando eravamo poi in attesa di sapere l'esito
della selezione finale, già quello fu un arricchimento, io credo, importante, perché queste occasioni permettono a ciascuno di noi, indubbiamente da un punto di vista umano, questo mi sembra scontato, ma poi anche da un punto di vista proprio professionale, artistico, di aprire porte, di modularsi, di cambiare, una ricchezza. E da qui è proseguito. Ora, quindi, il mio sguardo dentro questa compagnia, è vero, io faccio, cioè ho dei personaggi, ma sono anche dentro, come non sempre capita, una spettatrice ammaliata. Ho avuto dei momenti in cui durante le prove rischiavo di fare dei buchi, a cominciare dall'inizio, in cui, cioè, imbambolata da certe presenze, cioè c'è una compagnia di artiste, artisti molto potente, molto potente, che ha lavorato con generosità, ed è stata bella la possibilità di questo terreno di ricerca, che non è stato soltanto un terreno di ricerca sul testo, sulle parole, che pure abbiamo avuto la possibilità anche di gettare noi, cioè di prendere penna, carta e penna, e di scrivere, di inventare e di proporre, ma proprio una ricerca anche di elementi, degli oggetti, di pezzi da mettersi addosso, e questo arricchisce il percorso, insomma, di questo è fatto. Alcuni che hanno visto anteprima o prima o alcune prove ci hanno detto che si sono beati di ritrovare questo gusto artigianale, che è potente oggi come oggi, perché i mezzi che abbiamo oggi consentono di fare anche cose straordinarie, linguaggi multimediali, e qui c'è veramente il corpo, la poesia, il suono, la carne, i lividi, il sudore. Forse sto dicendo, ora vado troppo nelle banalità, però va bene, è a testimonianza di quello che è stato. È un percorso complesso, con delle difficoltà, che però abbiamo affrontato pianti, acchiappatine, e poi la possibilità di conoscere anche questo. Uno poi ha dei miti, cioè di conoscere il mondo di Scaldati attraverso chi lo porta sulle gambe, nella voce, quindi Melino e anche tutti gli altri ragazzi, attori, attrici, molto importante, bellissimo, e ancora un'altra cosa, questa era la più importante, l'ho dimenticata. No, che anche questo, poi ho saputo, ieri mi sarebbe piaciuto sentire l'intervento di Gianni Salvo, dico, a proposito di teatro di ricerca, che Catania ha incontrato Scaldati anche attraverso, va bene, vado all'ultimo punto. No, che Scaldati, ecco, tra le mille cose che ha per me, per noi è stato come una sorta di, cioè è una specie di richiamo. Sì, ci sono tante vocazioni, ma proprio una specie di campanellino, tant'è che io casualmente ogni tanto nel percorso di ricerca mi sono trovata campanelli. Ci sono campanelli, campane, sono arrivate dal cielo, dall'inferno, non si sa. Sono arrivati, cioè ti desta, ti richiama, e poi ha aperto tantissime scatole. Cioè siamo entrati, soprattutto penso di poter dire anche di Cosimo, non conoscendolo così tanto, non avendo avuto occasioni, poi siamo entrati in tutto quello che
Scaldati ha generato a Palermo, no? A parte tutta la poetica, poi l'incontro con Cipri e Maresco, no? Fatti veramente importanti, ma non solo dal punto di vista artistico, ma anche politico, della società. E quindi di tutto questo ci siamo nutriti. Va bene. Ecco, adesso... Ho preso coraggio perché... Brava, Manuela. Prendiamo coraggio. Manuela è stata talmente carina e brava per esporre tutto quanto. Io avrei voluto dirlo subito quando Melino ha fatto il meraviglioso lapsus che Scaldati sarebbe opportuno che tornasse a Palermo, che potesse andare a Palermo, perché questa storiella del che non si è mai profeta in patria, insomma, potrebbe anche finire, perché i nostri dirigenti, burocrati, potrebbero anche cominciare a pensare che una bella fettona di torta sarebbe anche per loro se portassero le cose buone, ne facessero godere anche il popolo, il pubblico, non la finirebbero di mangiare, di ingrassare, di farsi le belle mascelle pesanti, ma darebbero anche un buon impulso alla città. Allora, non era questo che volevo dire, tra parentesi, però non posso farne a meno, sono un po' polemica perché mi sto sconcertando di quello che vedo in giro. Tanto è vero che effettivamente, come diceva Manuela, Franco Scaldati aleggia fortemente in teatro. Lui c'è, ne sono certa. L'ho sentito, devo ringraziare tanto la mia cara regista, come io la chiamo, che mi ha permesso di inserire questo piccolo dialogo, questo piccolo monologo, io ho parlato con lui. Un giorno che ero veramente disfatta dal caldo e da, non so, tutto quanto, ero venuta da fuori, l'immondizia, le cose, cioè tutto quello che vediamo ogni giorno. E a un certo punto Franco c'era dentro il teatro e io veramente ho parlato con lui e gli dicevo sul serio che non avrebbe avuto più tanto da gioire e da fare. Dico che ho cominciato il teatro con Franco Scaldati 840 milioni di anni fa e oggi mi ritrovo meravigliosamente qui di nuovo, c'è Guido Baldini, c'è Melino, ci sono... è uno sballone di quelli che io amo, capito? A me la vita mi piace così. Voglio andare oltre quello che si vede e che si sente, che sarebbe una noia mortifera, semplicemente dare retta e prendere per buono tutto quello che accade sotto i nostri occhi, i nostri sensi. Io ho cominciato con Attore con la chiusa di Franco Scaldati, era una piccolissima parte perché io non ce la facevo, ero timidissima, ma tanto mi è bastato per capire che là sopra ci volevo stare. E poi ho fatto anche un altro spettacolo con lui, Mano Mancusa. Non l'ho conosciuto molto bene per quanti spettacoli abbiamo fatto insieme, ma per quanto lui fosse dentro tutti i teatri di Palermo, fosse ogni giorno in teatro e ci portava grandi possibilità di ampliare le nostre vedute di ricerca del teatro dialettale che stavamo anche facendo al di fuori di quello suo. È stato un momento di fermento molto bello a Palermo. E quindi niente, questo voglio dire, che Franco Scaldati c'è, ne sono certissima, come tutti quelli che hanno qualcosa da dire e da dare, ci sono, ci saranno sempre. E sarebbe anche giusto portare questo bellissimo spettacolo che ci ha fatto sognare in giro. E poi effettivamente noi abbiamo già portato spettacoli dialettali tanti e tanti anni fa, non è il dialetto che impedisce di poter, ma neanche per idea. Vabbè, ho detto tutto. Vabbè, ma comunque noi se volete possiamo anche fare un bis un'altra volta.
No, davvero, grazie per questa, per questo pathos, per l'entusiasmo, per... Vorrei aggiungere agli attori che stasera c'è un'altra replica, ho scritto delle note nonostante fosse la prima, ci vediamo dopo. Sì, non vi cullate troppo, ecco, questo è un po' il messaggio. Allora, Melino, se vieni, io mentre ti prepari dico solo che... in questo spazio noi Franco Scaldati lo abbiamo ospitato diversi anni fa, era un progetto che nasceva dalla collaborazione, anche là una sfida tra l'ex facoltà di lettere e l'ex facoltà di lingue, noi catanesi siamo capaci di litigare anche dentro casa, non necessariamente con gli altri, però in quel caso non abbiamo litigato e avevamo prodotto una piccola rassegna a voce sola Lingua per le, delle periferie con Daria De Florian che portava un pezzettino dello studio da Petrolio, Lucio di Scaldati fatto qui, c'era un'atmosfera di totale sospensione per 45 minuti, c'era un silenzio che io qui dentro non ho mai più riascoltato, e poi chiudeva il progetto di Carmelo Vassallo, Farfalline, lo ricordo solo perché appunto Carmelo non c'è più, però per fortuna le opere, le voci, gli scritti restano. Posso dire una cosa prima che si chiude? Io faccio parte degli ultimi 30 anni della storia del Teatro Stabile, insieme ad Aldo e qualcun altro, i tecnici, e sinceramente devo, ora una ruffianata, non è una ruffianata, devo dire che non avevo mai lavorato così e ho lavorato tantissimo. Teatro di ricerca l'ho visto solo da lontano guardando i lavori del maestro Gianni Salvo, che sinceramente quando li vedevo mi domandavo se ero capace di fare quella roba lì. E ora, grazie a questo percorso che non immaginavo di poter fare, sinceramente, mi sono sentito dire delle cose che non me l'aspettavo a 54 anni di fare un percorso del genere, invece ci sono riuscito. Per quanto riguarda la lingua, le volevo dire, anche noi ci siamo posti il problema, ma noi parliamo il catanese, io parlo il catanese, non lo so parlare il palermitano perché sentivo lui, sentivo Rory, è un'altra lingua, un altro suono. Melino, è stato stupendo, nella prima parte della residenza ci disse, io subito andai da lui, lo guardai e gli ho detto, Melino, ma il nostro, no, voi eravate perfetti, erano i palermitani che mi hanno fatto impazzire. Per cui mi sono ricordato un aneddoto che raccontò Calenda quando mise in scena le tre sorelle di Chekhov a Mosca, dove c'erano due attrici moscovite e Pupella Maggio che recitava con loro. Alla fine, agli applausi, Pupella Maggio fece alzare il teatro in piedi e ci raccontò della verità in scena, quella che ha cercato di tirarci fuori Livia in ogni improvvisazione. Questo Pinocchio veramente parla di verità, in qualunque scena, in qualunque, anche luce parla di verità ed è una cosa meravigliosa. Ringrazio Livia, ringrazio tutti i miei compagni, ringrazio la direttrice. Mi ricapiterà una cosa del genere, speriamo di sì, spero non fra 54 anni, perché vorrei ridere. Grazie. No, volevo, prima di cominciare la lettura, volevo dire qualcosa che mi ha ricordato Rory. 250 milioni di anni fa, come diceva Rory, quando facevamo attore con l'occhio chiuso e poi finivamo gli spettacoli, c'era un altro stupendo attore di Franco Scaldati che era Gaspare Cucinella, che merita un applauso. E Gaspero ogni volta che finiva uno spettacolo andava da Franco e diceva ma ora che facciamo? ci va in giro questo spettacolo? Non si sa mai. Speriamo che questo spettacolo vada a Palermo, a Roma, a Milano, in
Germania, forse a Berlino, dove il teatro viene più apprezzato che in Italia in questo momento. Quindi va bene, faccio questa lettura. Posso staccare? A notte riso io in così, on l'origine. A rosa urice arruggiata così, un l'urice, no? Ucello urice a luna, così, un l'urice, no? Si illumina oscuro e non dice niente. E carno caverne, e scurro cielo acqua, e lucino mascolo e femmine cantano, o sole a luna. E venno stelle acquariale suo fuoco, e labbra sfiorano leggere ancora labbra. Si muoviano core occhio cammarino, ora chi si muove? Svanero muro e monno. Un saccio nera, né un ne semo saccio. Ora mi vire, e quando mi virevi, c'era un c'era, o mi vedevi è un lusaccio. Ancora virme, ancora virme, ancora, ancora, ancora. Ci sogno se mi vire, e se mi vire un ci sogno. La luce ora è carne, e vene con mia, vene con mia, vieni, vieni, vieni. Non ti scantare, ti piace ni me cosce. Angolo più preziosa terra è un sesso tuo, a per scabusi io ha percorso a vita. Amelia, calavo bucatino, co spaghettino è finito. Non pensare a pasta, oreste, viene a carezza a pelle mia i seta, a me pallida labbra viene a ridona vita, inumidisci cuo tua saliva dolce i miei capezzoli, a rossa rugiada distilla u tuo corpo pallido, rara e incorrotta è a bellezza tua, e quale inganno generi sorridente e sensuale morte. Asciugati me occhi penso, divine armonia, frantuma impetuosa passione, e spegno tenero sguardo e tante mamme. Oh, zitta, zitta, rapinosa voce, presenza ultraterrena e un silenzio, essenza tua preziosa, uguale a carne tua e un bucatino. Un spaghettino è un esile vago pensiero, è illusorio, la sensazione è diversa. Seppur l'olio è buono, po' a pasta in bianco è un'arte. Oh, creature latte, pecorino mio, io penso miele, penso a complessità e corpi, a meravigliosa carne. Un formaggio, po', ti ci metti tu, Amelia. È un fazzoletto posato sopra tavola, come piatti pasta, è una colomba bianca. Basta, porta chiusa, un tempo attraversa i mura come un fantasma, sottile spietato assassino è un tempo. Ora un bicchiere di vino. Un fragile inebriante anima, grazia dolce, liquida ebbrezza, funebre lenzuolo d'ombre, lacrime avvelenate, lussuriose notti, storditi mattini, infernale corteo d'ansie, tramonti,
libero e solitario, io vivo a tua salute, poi me va cuico. Io amo roimere embriaco e precipitare abisso e to labbra mute e annegare o triste profumo e tossa muffite. Amelia, spiegami misteri d'amore, spiegami a bruciante passione, angosciose gelosie, spiegami, è un specchio con riflette immagini. Tu m'ha ridotto un misero vampiro. Buonanotte. Va bene, allora grazie a tutte e a tutti, credo che dopo questa lettura ci sia veramente poco da aggiungere se non un ringraziamento per questo incontro, per le parole che ci siamo scambiate, per le riflessioni. Con Laura ci auguriamo che insomma ci sia un'altra puntata di questa collaborazione. Insomma, io per quello che potrò farò tanto passaparola per lo spettacolo, spero che lo vedano in tanti, ci siamo già attivati con gli studenti, tornerò a rivederlo anch'io perché mi è mancato essere con voi ieri, ringrazio chi è venuto da lontano, Massimo Marino, Valentina Valentini, Viviana Raciti, Cristina Grazioli, è stata una bella occasione, insomma avervi qui per me, per Simona è senz'altro una festa, quindi grazie, mi spiace per il caldo, purtroppo i potenti mezzi dell'università oggi ci hanno fatto un brutto scherzo, davvero a presto a tutti e grazie.